Sì, è un premio dopo 29 anni che ci riporta alla storia non soltanto di Belmonte, ma alla storia della Calabria. Quando si parla di una famiglia che ha inciso qualche secolo fa su tutta una storia del nostro territorio, si parla di Galeazzo di Tarsi. Bene, questa è una serata che io auguro sia alla Presidente che al Consiglio Direttivo di Belmonte che sia una delle più belle serate, perché ci accingiamo al 30° premio, per cui si raggiungono degli obiettivi che sono veramente fenomenali. E a pensare che l'Umpli sta puntando proprio alla cultura immateriale, alla storia, alle tradizioni, a tutto ciò che è stata, che sono state le nostre radici, beh, non ci resta che invece mettersi lì e non perdere queste occasioni che sono state in tutti questi anni veramente dei punti di riferimento per la cultura nostra dell'Umpli e del territorio calabrese.